Italia 2016, vecchi amici, macchine non di certo vecchie, anzi nuovissime. È il caso dello stand di Spinel, dove troviamo Cesare Spinelli. Buongiorno Cesare. Buongiorno, buongiorno agli amici di Vending It Fu. E naturalmente l'ultima nata che è alle nostre spalle, eccola qui. Eccola qui, lui la copriva prudentemente perché voleva farne una sorpresa. E voi, oltre che proporre ancora una volta l'intera ampia gamma, dalla Jasmine alla Jessica alla Ciao, in questa occasione avete presentato una macchina ergonomica bellissima, devo dire, che si chiama? Si chiama Bai. È una macchina a capsule, compatibile con tutte le tipologie di capsule attualmente presenti sul mercato. Una macchina studiata per l'operatore professionale, quindi una macchina che è studiata per il segmento office coffee service. Cosa significa una macchina studiata per questo segmento? Una macchina che ha una capacità di serbatoio da 2 litri, che ha una capacità di cassetto di capsule esauste da 20 pezzi e quindi una capacità adeguata di cassetto raccogli gocce. E questa è una cosa importante perché è un'esigenza specifica dell'operatore professionale. Il tutto naturalmente made in Italy, rigorosamente made in Italy e con le caratteristiche uniche di Spinel. Sì, rigorosamente made in Italy è la nostra mission e in più con quello che è la storia di Spinel, quindi macchine di grande affidabilità, macchine con sistema idraulico autopolente brevettato. Nella Bai in particolare c'è anche un sistema di chiusura ed espulsione della capsula brevettato innovativo, che partendo da un caricamento dall'alto della capsula viene chiuso ed estratta la capsula con un sistema CAM. Il posizionamento del gruppo in prossimità del punto di erogazione, quindi di infusione, evita la perdita di temperatura. E soprattutto la formazione di calcare. Sì, questo è un altro brevetto Spinel. Nella Bai ci sono effettivamente 2 brevetti, il sistema idraulico autopulente e il sistema di caricamento ed espulsione della capsula su CAM. E abbiamo eliminato le pinze, abbiamo eliminato le molle, tutti quei componenti che sono soggetti ad usura. Le macchine Spinel sono sempre più belle, sempre più efficienti, sempre meno care. O comunque, insomma, non costano sempre di più perché l'innovazione è sempre maggiore e invece voi mantenete dei prezzi abbastanza in linea con il mercato, talvolta addirittura al ribasso. Diciamo che la filosofia è quella di dare delle macchine che hanno un giusto rapporto qualità-prezzo. Attualmente i processi produttivi si sono ottimizzati, l'azienda ha investito in innovazione, in ricerca, in miglioramento dei processi e quindi alcuni costi naturalmente si sono ottimizzati e questi costi che si ottimizzano li rimettiamo sul mercato con macchine ad alta qualità ma anche competitive dal punto di vista dei costi. E allora Cesare, fra quanto tempo sarà disponibile per i gestori o comunque per tutti i vostri clienti questa Bai? E allora contiamo di iniziare a consegnare ad ottobre. Questa macchina è compatibile, ripeto, con tutti i tipi di capsule presenti oggi sul mercato, con una particolarità: la macchina è sempre la stessa, quello che cambia è il bicchiere di infusione, quindi con un investimento ridotto la macchina può essere con pochi euro può essere adattata alle diverse tipologie di capsule presenti sul mercato. Molto bene, e noi naturalmente non solo ne daremo notizia appena disponibili sul mercato, ma lo faremo in modo tempestivo proprio per darvi la possibilità di andare a provare con degli ordini prova queste macchine che già solo nell'estetica si presentano davvero benissimo, sono ergonomiche, naturalmente qui questo è il prototipo funzionante, questo qui di fianco che adesso Fabio copri un pochettino è allora, un attimo io dopo un cap definitivo con i colori, con le forme e con le sfumature reali. È sotto una campana di vetro. Sì, perché preziosissima. Diciamo che contiamo di
fare un bel lavoro con questa macchina. Ci stiamo lavorando da tempo, e abbiamo investito in ricerca, in innovazione, e quindi pensiamo che sia una macchina che possa riscontrare il gusto e le esigenze dell'operatore professionale. Anche le forme sono innovative, questa leva di chiusura ergonomica, ricerche estetiche, ricerche tecniche molto, molto importanti e molto performanti. In questa fiera voi avete rinnovato la vostra presenza e la vostra leadership in alcuni segmenti di mercato. Alla mia sinistra, che è la tua destra in questo momento, possiamo ammirare una lunga serie di macchine destinate all'oreca e al micro oreca, dalla serie Jasmine alla serie Jessica, con l'erogazione, o meglio la possibilità di contenere cialde, capsule di tutti i formati. La macchina sono macchine studiate per l'oreca. Quando noi nella prima fiera 98 di Venditalia 98 a Genova presentammo la prima macchina oreca a cialde, io c'ero. Eravamo insieme e facevamo questa scommessa che poi alla fine è risultata una scommessa ben fatta. Una scommessa vinta, che piacere. È davvero... E poi non dimentichiamoci la nuova linea di colori. Ecco, io ci stavo arrivando, stavo dicendo, però avete anche la nuova linea di colori della Ciao con tutte le nuove cromie che sono... Sono verde, melanzana e grigio metallizzato, una serie limitata, collezione 2016, che abbiamo pensato di presentare qui a Venditalia. Saranno delle, ripeto, un'edizione limitata con colori particolari, con colori che danno l'essenza anche della bella stagione e del vivere anche con il sorriso. Beh, tu d'altra parte vieni dal Salento, i tuoi colori sono il verde del mare. Diciamo che chi viene nel Salento si innamora di una terra, diciamo, anche una terra di periferia, di frontiera, ma che però sa esprimere accoglienza, sa esprimere ospitalità, sa esprimere cultura, sa esprimere buon cibo e anche ogni tanto delle buone macchine. Beh, voi insomma 18 anni fa avete fatto questa scommessa con la partecipazione a Genova nel 1998, avete siglato di fatto l'ingresso nel vending con le nuove macchine, è stato un successo, questo che vediamo ne è la dimostrazione. Io non posso che augurarti il meglio per i prossimi mesi e la felicità, insomma, di aver fatto aver dato un piccolissimo contributo affinché tutto questo accadesse. Cesare, grazie. Grazie Fabio e grazie agli amici di Vending TV. Siamo tutti molto stanchi, sì. 4 giorni. È stata una bella fiera, è stata una fiera molto partecipata, molto estero, e sicuramente la prossima edizione, che poi sarà l'edizione del ventennio, insomma sarà un'edizione, ci aspettiamo a stelle e strisce. Bene, e allora Cesare saluta gli amici di VendingTV.it. Ciao a tutti, arrivederci a Venditalia 2018. Ci vediamo a Ost, ci vediamo a Trieste Espresso, ci vediamo al FISPAL di San Paolo a maggio, ci vediamo a Barcellona a ottobre, insomma ci vediamo, avremo modo di occasione. Ci vediamo. Allora noi continuiamo, ciao Cesare. Ciao a tutti.